tried to go. To lose my heart now that you're gone away, away. Try to go all by myself. I can hardly make the big up that you left. I keep the fate, I keep the fate in myself. That's all I. That's all I am to do. I try to get over you now that you're away, away, away. Try to go all by myself. I try. Round, calm down, calm down. And no more tears, no more flow. I can hardly admit the big end that you left. I keep the faith, I keep the faith in myself. That's all I know, that's all I. Benvenuta, benvenuta a Stai sul sofà a Chiara Minaldi. Ragazzi, un applauso. Ok, è arrivato. Che bello. Devo dire che ho avuto una bellissima impressione appena sei arrivata. Già sapevi cosa dovevi fare, sei messa là, sei seduta, hai montato tutte cose. Come a casa, è stato bellissimo per Ma me. Ma devo dirti che è molto casa questo divano. Io ti ringrazio. Un po' diverso da quello mio però. Grazie, molto caso. Ti ringrazio di essere venuta, che per me grazie è un grande onore per avermi accolta. Avere una persona che, diciamo, ha fatto un qualcosina, abbiamo un fogliettino qua che voi avete letto pure, ha quattro nomi, Rosanna Casale, Fabio Concato, Pippo Martino, Matino, Mario Venuti, Antonella Ruggero, poi? No, vabbè, dai. Diciamo che ho aperto concerti a loro, mi sono affiancata qualche volta a loro, insomma. Quello con Mario Venuti l'ho visto. Sì, beh, certo. Siamo stati prima di lui con i Chiaramente, con sì. Lino Costa e Fabrizio Francoforte. Veramente. Veramente. Veramente, veramente. Chiaramente, veramente. E quindi, Dimmi. La tua predisposizione a questo strumento e a cantare, perché? Da dove nasce? Allora, io nasco come pianista. Perché a 8 anni ho iniziato a suonare il piano, piano classico ovviamente. Certo. Devo dirti con diversi successi, perché già 12-13 anni partivo per fare dei piccoli concorsi, sai, per giovani pianisti. Insomma, in Italia una volta mi sono classificata quarta, un'altra volta quinta, una volta a Pisa, una volta a Modica. Poi mi sono fermata perché sono cresciuta, quindi non ero più un piccolo talento. Però avevo sempre questa passione del canto, sai, a casa cantavo un po' con papà, basi, registrazioni. Lui è chitarrista, quindi mi accompagnava, io un po' strimpellavo la tastiera. Non il pianoforte ce l'avevo ovviamente perché studiavo. E niente, come dire, verso i 18 anni abbiamo fatto un piccolo gruppo con papà. Praticamente eravamo io e mio padre. Un bassista e suo padre, quindi eravamo tipo father and sons, no? padri e figli. Però bellissima questa, a me un po' capita, mi è capitato con mia figlia
con Beatrice. Facendo piccole cose, ma è bellissimo. No, è stato divertente, formativo. Poi mi sono trasferita a Palermo per l'università perché io sono di Agrigento, Ah, originaria. straniera sei, Sì, meticcia. guarda, io sono africana, lo vedi, sono Estracomunitaria, del estracomunitaria, sud. certo, profondo sud. Mi sono iscritta all'università, comunque avevo una passione che era quella della biologia, mi piaceva tanto, quindi università e il primo anno di università mi sono iscritta al Brass, Ah, dove ho ok. frequentato il corso di canto e per qualche anno, poi mi piaceva anche, come dire, l'idea di continuare il pianoforte perché poi l'ho smesso, sono arrivata all'esame di compimento inferiore classico Per il e poi piano, per dici. il piano da Agrigento e poi, o meglio, al Conservatorio di Caltanissetta, poi mi sono fermata. Ovviamente per l'università, insomma, non potevo continuare. Entrambe le cose era per me un po' troppo complicato. Non avevo un piano dove abitavo, insomma, Vabbè, difficile. momenti di difficoltà Sì, che si no, superano. ho fatto comunque la scelta anche di iniziare il canto perché mi piaceva. In realtà è stato molto Meno male. mio padre che mi ha spinto in questa cosa e mi sono iscritta al Brass. Bellissima esperienza. E come mai ti sei, diciamo, come che hai conosciuto il linguaggio del jazz? Come sei avvicinato al jazz? Perché comunque il brass, parliamo di musica jazz, Sì, jazz fondamentalmente, la base è fondamentalmente. quella del brass. Sarò ripetitiva, ma mio padre mi comprò uno spartito di Gershwin quando. Ah, a posto. Quindi Cioè, non potevo niente. fare Ok. diversamente. In realtà lo suonavo, non lo cantavo, però suonandolo, Rhapsody in Vabbè. Blue, I Got Rhythm, insomma, Cioè, Gershwin. mi piaceva tanto. Sì, C'è vabbè, tutto in sì, Gershwin, non è assolutamente. solo jazz. Gershwin e Cole Porter per me sono, credo, i migliori Bellissimo. compositori del jazz, insieme a tanti altri, però quelli più conosciuti per me, che mi hanno formata. Mi hanno insegnato veramente. E quella mavi di Gershwin, da suonare. Da suonare ci ho perso un sacco di tempo. Allora, Rhapsody in Blue, no, Fatto non me la ricorderei mai, ma proprio neanche so come fa. Cioè, l'ho sentire. lasciata. Vero. Sì, Dio. Poi, allora, Io mi aspettavo che ti veniva la voglia. di suonare tipo così, no. Allora, considera che io ho smesso di suonare classica quando avevo 18 anni. E io ho ripreso a suonare pianoforte, ma giusto per accompagnare, sai, quando iniziai anche a Ok. insegnare. Quindi piano pop sostanzialmente, accompagnavo canzoni italiane, canzoni straniere, però 26 anni, cioè io ho smesso proprio di suonare. Che Non mi è strano. mancato Però perché non è mai troppo cantavo, tardi per no, ma iniziare, e lo dico sicuramente io. non sono quella pianista che aveva quelle mani, quella agilità Sì, ma fantastica, non. però non sono più quella di una volta, questo è sicuro. Sì, dovrei riprendere a studiare, ma a una certa età è difficilotto, sai. Sì, però Si può si può fare, si fare. può fare. Magari Io non tuttora lo studio canto, sai non è perché? Perché che. uno pensa all'inizio, come quando eri più libero, come potevi studiare uno strumento, cioè ti alzavi la mattina col pensiero di fare quello che avevi Cavolo, lasciato. certo. Ora non si può fare questo, devi ritagliarti i momenti giusti durante le giornate ed è un po' più difficile, Considera che quando ho ma non fatto. impossibile, dico. No, così è quando ho fatto l'esame di compimento inferiore di pianoforte. Mi sono diplomata l'anno successivo, ma io studiavo d'estate, non andavo al mare, studiavo tipo 4-6 ore al giorno sullo strumento, quindi era Eh pesantissimo, sì. di cui almeno un'ora era solo tecnica. Difficile, insomma, il piano classico è stato impegnativo. Cosa pensi per ora di quello che sta succedendo a Palermo a livello musicale o in Sicilia? Cosa ne pensi? Cioè, per te cosa è una cosa positiva, una cosa negativa? È meglio, è Ci peggio? sono Hai dei paragoni? Non lo so. paragoni, non ne posso in realtà, non ne ho paragoni, ho semplicemente la mia idea. La mia idea è che si sta suonando, si stanno facendo delle cose, alcune potrebbero essere fatte meglio, si potrebbe dare, devo dirti, da quando ho iniziato a scrivere ho maggiore consapevolezza di questa cosa, quindi Certo. si potrebbe fare di più per la musica inedita. Però mi rendo conto che non tutto il pubblico ha un orecchio affine a questo. Perché io faccio, ecco, se mi chiedi un paragone, in effetti adesso lo posso fare. Mi è Dai, venuto in dai. mente, con l'estero. Io sono stata in Austria, sono stata a Parigi, sono stata in Francia. E concerti che ho visto anche di musica inedita era molto seguita, tantissimo. Quindi quello che adesso io sto cercando di seguire è quella, la mia strada per la musica inedita, per Certo. quello che scrivo io. Di conseguenza non c'è molto spazio a Palermo e questo è un peccato. Per il resto si fanno tante cose, sono tante cose belle comunque. Insomma, la musica è bella tutta comunque. Allora, io chiunque si è seduto in questo divano, bene o male ha detto questa cosa. Ok.
parlo fuori con le persone, musicisti, amatori, gente che piace comunque la musica, hanno voglia di sentire anche cose nuove. Certo, sono una minoranza, ma è anche vero che il pubblico va anche formato, è Sicuramente, informato. sicuramente. Bisogna solo, secondo me sono cicli, bisogna solo aspettare perché arriverà. Perché c'è veramente tanto che tra poco non si può reggere più. Cioè, la gente ha voglia, i musicisti hanno voglia di mettersi in gioco perché sono un po' stanchi di, tra virgolette, fare il lavoro. Perché sì, ok, si suona tanto, però fare sempre le stesse cose diventa un lavoro massacrante, cioè diventa un lavoro come impiegato. Il musicista non può Il fare musicista è l'impiegato, creativo, musicista è un appunto. artista, Soprattutto cavolo, che quindi fa musica propria non può per forza piegarsi sempre al mercato. Ma perché ovviamente, ma c'è purtroppo, vabbè, si sarebbe un ricade poi in controsenso. discorsi un po', diciamo come al solito, poi si deve anche vivere di questo, quindi magari si arriva anche a dei compromessi, però magari si vivesse di musica propria, sarebbe veramente una cosa fantastica. Sì, ma forse la vita non è soltanto soldi. Non lo è soltanto, ma lo è anche. Dico, alcuni. Ma la bilancia ci deve essere, non puoi soltanto pensare solo ai soldi e quindi No, svenderti. sicuramente, no, quello lo capisco Io e posso vengo. capire che c'è tanta gente molto brava a Palermo, veramente brava, sia che fa musica propria che fa le Hai cover. Io non ragione, hai sto dicendo ragione. che non c'è gente di questo, però io vedo gente un pochettino compressa in quello che deve fare perché lo deve fare perché è giusto, in Ok, quel momento è capito. Sì, vendibile. sì, sì, sì. E questo un po' mi dispiace perché comunque la musica dovrebbe essere anche altro. Dovrebbe essere sia questo che altre cose. Con più coraggio, ci vuole solo più Vuole coraggio. coraggio. Perché farti cadere le 50 euro, 70 euro che ti possono dare in un giorno, una settimana, invece di fare qualcosa di tuo che magari ci tieni di più, secondo me guadagni molto di più in questo. Ci devi Anche mettere perché anche un po' cerchi di la costruire. faccia con quello che Sì, ma fai, come perché direbbe cerchi di Mario Menuti in una costruire. sua canzone, bisogna metterci la Sì. faccia a proposito Sì, di Mario Menuti. perché bisogna secondo me, investire in questo, cioè, se no tutti ci lamentiamo, non facciamo nulla, capito? E dobbiamo Concordo. fare. Io sto facendo questo nel mio Io piccolo. sto facendo Tu questo. farai l'ultimo disco ora che stai registrando con il. Vabbè, hai detto disco, Esatto, stai registrando con, non mi ricordo chi c'è, io. un batterista che c'è con te, con chi Che sei? suona come da tanto tempo, Fabrizio Francoforte Fabrizio alla Francoforte, batteria. sì, quello strano, dentro il cappellino, non Sì, quello col ricordo. cappellino, la felpa grigia. E poi chi c'è? Aspetta, gli altri chi sono? Allora, in questo nuovo album, il secondo per me, Dopo Intimate. dopo Intimate, Fabrizio Francoforte alla batteria, Mario Tarsilla al basso, Mario? poi ci sarà un contrabbassista che sarà Nicola Negrini. Non Non è conosco, palermitano, non è infatti non conosco. palermitano. Mauro Schiavone che ha fatto gli arrangiamenti, Mauro, un genio, assolutamente. Mauro. Lui c'è Mauro è un genio, lo saluto già, perché ero. la seconda, c'è già per la seconda volta, perché per la prima volta ha fatto gli arrangiamenti, ha suonato il piano in Intimate, questa volta ha fatto anche gli arrangiamenti e ha suonato in, non si sa come si chiama il disco ancora. Ancora è un'incognita. In questo disco ancora non In sappiamo questo neanche disco. quando uscirà. Poi ci sarà Lino Costa La chitarra. alle chitarre, ovviamente. Ci Non sta. poteva mancare. E poi archi, tastiere, insomma, un po' di Guarda, cose. dato che mi hai chiamato Lino, ti faccio vedere una cosa. Che mi Abbiamo fai una vedere? Che mi sorpresina. fai Sei vedere? pronta? Sì. Andiamo. Thank you.
Ti ricordi il Palabu 2015? 2 anni fa, ma lo sai che forse, non so se in questo periodo, no, forse era marzo, febbraio o marzo, non ricordo. Marzo, quindi ancora 2 anni deve fare. Bello, tre bellissimo. Dal 2015 al 2016 è successo qualche cosa? Mi ricordo, se non ricordo male, c'è stata una serie televisiva quando ero ragazzino che si chiama Sandokan. La tigre della Malesia. La tigre della Malesia è stata lei per un periodo. In Corea, era più conosciuto in Corea che a Palermo. Neanche a Ballarò era così. Madonna. No, ma raccontami, cioè, il tuo disco, c'è solo un giorno, siamo in classifica, i primi in classifica in Corea del Sud. È vero. E noi tutti, ma dov'è Corea? Cioè, allora, perché sei in Corea del Sud? Tutti ci domandano. Brevemente ti spiego e vi spiego, perché insomma non lo sapesse. Nel 2014, il 16 marzo del 2014, esce Intimate, un disco autoprodotto, come dire, un viaggio dentro di me. Ho raccolto una serie di cover, tra cui c'era anche qualche inedito. Il primo era quello che stavo suonando poco fa all'inizio, che è I Try, un brano scritto da me, ho scritto le musiche. Esce questo album, pop jazz, arrangiamenti di Mauro Schiavone, con Mauro Schiavone, Gabriele Bevilacqua, Fabrizio Giammanco alla batteria e anche Fabrizio Francoforte, okay, quello batterista dell'altro disco. Quello, sì, quello che c'ha sempre cose strane, ovviamente una batteria strana, smonta la batteria, ci mette sì, un tamburo, una cosa. Sì, quello col cappellino, con la felpa, sì, grigia. Strana, esatto. Non parla mai. No, non parla mai, sta sempre zitto. Bravo ragazzo. esce questo album. Un caro amico che io conosco, si chiama Vincenzo Gallia, che saluto qualora insomma dovesse vedere questa diretta, mi disse: senti Chiara, conosco delle persone, ho visto il videoclip, anzi io feci subito dopo, certo, il videoclip The Race Still Falls, quello insomma dove sono vestita, sì, carina, sì, in, sì, rosso, molto molto carino questo video. Mi disse: ho visto il videoclip, è molto interessante anche il brano, posso girare qualche brano a delle persone che conosco che hanno un'etichetta discografica? Ho detto: Vincenzo, con immenso piacere, ti passo il disco e fai quello che vuoi. L'ho fatto ascoltare a queste persone, loro sono, lui è Nico Spinosa della RNC Music, una piccola, okay, label del nord Italia, e mi hanno fatto un contratto di distribuzione nel web per tutto il mondo, tutto, tutte le piattaforme, in tutto il mondo. Praticamente a settembre 2014, il 3 febbraio del 2015, mi arriva un'email di sera e mi scrive Nico: siediti prima di aprire il link. Io ero coricata, erano le 11 di sera, il mio iPad è sempre messo lì che sfoglio cose, leggo eccetera, controllo notizie, apro il link e vedo questo screenshot con prima in classifica tutto cerchiato in rosso, dove c'era River, Chiara Minaldi e sotto c'era Diana Krall.
Cioè, io capisci bene Vabbè, Diana Krall per non sbagliato. può Dice, ma che darsi. c'entra Diana Guarda, Krall qua in mezzo a noi? in quel momento l'ho pensato. O hanno sbagliato con me, o hanno sbagliato con Diana Ma Krall. questo fa capire che la globalizzazione nel bene e nel male ci sono sia positive che Ero cose prima in negative. classifica nella chart list pop jazz della Corea del Sud, che poi, documentandomi, ho scoperto che la Corea del Sud è uno dei paesi, il terzo forse paese nel mondo, come dire, ricco di jazz, di conoscenze nel jazz. Quindi Figurati. felice, ma no, Sempre felice. così. Non ho dormito, giuro, non ho dormito. Io sono rimasta lì con gli occhi aperti, non so per quanto tempo, luci spente, ho provato a dormire, girare, niente, avevo un'adrenalina impressionante. Questa cosa è durata per un Ma po' di era tempo. tutto il disco o c'era un pezzo in No, particolare? loro avevano mandato il disco, avevano scelto un brano soltanto, che era River, un arrangiamento sempre di Mauro, di un brano proprio di Joni Mitchell, non era mio. The Race Hill Falls era alla 22ª posizione, Addirittura. I Try alla 10ª posizione, quindi parte come dire, dei brani erano comunque in classifica e non troppo distanti, considerando che I Try, un inedito, era alla 10ª posizione in tutto il mondo, tremavo. The Race Hill Falls è arrivato in quinta posizione, credo, nell'arco di 24 ore. No, cioè, è Bellissimo. stata una cosa Senti, voglio sentirti suonare, emozionante. voglio sentire musica. Vuoi sentire Sì, musica? la Io ho tua un musica. problema con la mia musica. Allora, sento. No, ma non è un problema. Ok. Ora, aspetta che mettiamo il tuo effettino. Allora, grazie. In Ok. questo disco sono presenti 10 tracce, sono tutti inediti, ovviamente ci sarà anche Un'anima, che è il brano che mi ha dato il là, come si suol dire, per fare questo nuovo album, mentre il Sì. brano che vado ad eseguire adesso è il secondo brano che abbiamo scritto con Francesco Cusumano, che è il mio paroliere, Che salutiamo, che bravo, salutiamo. molto bravo. Che scrive i testi con me, ha scritto tutti i testi di questo album. Questo brano si intitola Chiama i sogni per nome. Lascia che sia domani, lascia che torni ieri. La stessa vita che ti ha portato qui, lascia che un fuoco bruci, la pioggia arriverà, la vita chiama, sarà. Lascia tutti perché. Lascia tutti perché chi vuole verrà, lascia tutti perché chiama i sogni per nome. Lascia che il vento soffi, che spettini anche te. Che ti sorprenda, che ti accarezzi un po', lascia che un'onda arrivi sulla tua nuvola, la vita chiama, domani sarà. Lascia tutti perché. Lascia tutti perché chi vuole verrà, lascia tutti perché guarda dentro di te, nessuno è altrove, lascia tutti perché, lascia tutti perché chi vuole verrà, lascia tutti perché chiama i sogni per noi.
bella. Dico, il pezzo, ma anche tu, dico, veramente grazie. Veramente, e poi sembra che c'è sempre un'atmosfera nell'aria, come se c'hai un angelo sempre dietro, non so com'è. Wow. Sì, ma anche io mi sento. E tu lo sai che presenza. È la sensazione che ho avuto sentendo quasi finite ormai, insomma, ormai non sono, aspetta, mi sono incartata, non sono proprio finite, però una volta aver finito le batterie, la registrazione delle batterie, senti un po' il sound del disco, no? In qualche modo, anche se ancora ci sono delle parti da dover inserire, molte cose MIDI, perché giustamente Mauro ha fatto degli arrangiamenti, ha fatto insomma delle basi giusto per avere l'idea. Io sento questa atmosfera. L'ultima volta che abbiamo registrato i pianoforti, perché Mauro ha fatto una giornata di pianoforti, mi sono commossa perché ho detto non ci posso credere, è esattamente quello che volevo. Cioè è il mio vestito, io sono così, cioè si crea. La mia musica voglio che crei questa atmosfera non proprio angelica, però come dire, sto bene, ma sto bene con la mia musica, è bellissimo, ecco perché la voglio cantare. Ma tu scrivi anche qualche cosa tuo? Cioè nel senso testi io tuoi? Io scrivo soltanto le musiche, non scrivo, o meglio ho scritto un brano soltanto, testo e musica, che è nell'album Intimamente. No, era per capire il tuo modo di creare. Il mio modo di creare, no, io, come dire, mi seguo al piano, quello che succede, succede. Un'anima è Ma uscita è naturale, così, certo. Ed è la prima canzone che abbiamo scritto io e Francesco. Bellissimo. Così ho detto, però non mi è venuta una vera e propria ispirazione. Io ho deciso che dovevo scrivere, mi sono seduta al piano e ho detto, io oggi devo scrivere una canzone, perché non scrivevo da tanto, quindi... Le parole hanno una... Lo capisco dal peso che ha. Provare a prenderle sul serio. Le cose hanno un'anima. Molte volte somigliano a te. Fanno finta di no, ma lo so. Sono lì per me. Lascia stare le mani. Le parole hanno un'anima. Lo capisco dal peso che ha. Provare a prenderle sul serio. Le cose hanno un'anima, molte volte somigliano a te, fanno finta di no, ma lo so, son lì per me. Lascia stare le mani. Lo sai, non scorderò. Dimmi un po' cosa fai. Trovi il meglio nel peggio di me, ma ridi e so che ci sei. Le parole hanno che quando le dici così, nascosta un bicchiere tra me e te. Certe cose ci cambiano, come il tempo che passo con te. Stiamo spesso in silenzio, però c'è una. Lascia stare le mani, gioca con me, stasera che lo sai non scorderò, dimmi un po'
viaggio di immensi. Ridi e so che ci sei. Io non so voi, io c'ho i brividi. Non sto pure scherzando. Io. Non sto scherzando. Pure io. Ma c'ho i brividi dovunque. C'ho gambe. Mi fai un grandissimo complimento. Guarda, cioè, non mi capito. Non riesco. Sono un provatino, ma arrivo proprio. Grazie. Veramente grazie. Ai, non mi fate commuovere. A me, te lo sto dicendo realmente, non sto scherzando. Ma devo dirti che ogni volta che Sonia questo... Sala, penso che è d'accordo, che chi? Dice che bella voce, Sonia Sala. Grazie, grazie. No, ragazzi, ok, mi sono commossa, è ufficiale. Che devo fare? Alvise addirittura Salerno, che salutiamo, dice che aveva un appuntamento ma arriverà in ritardo perché non vuole staccarsi. Bravo. Sei un tesoro, vabbè, grazie. Il telefonino te lo puoi portare in giro se vuoi, dico... Se hai come girarlo, diciamo. Non so cantare questo pezzo diversamente. Sono veramente molto legata a queste parole, a questa musica e a quello che succede insieme. Quando, cosa è cambiato da un anno a questa? Cioè, sarà cambiata qualche cosa nella tua vita? Nella una crescita, qualche cosa? Ho scritto un sacco. Io sono tornata dal primo Bianca da Ponte. Ecco. Dopo 3 giorni ho scritto già tre canzoni. Mi ha stimolato a vedere, insomma, certo. Avere, come dire, il contatto con tante ragazze, tante cantautrici che venivano da posti diversi dell'Italia, che avevano esperienze diverse, che vivevano la musica in modo diverso. Guarda, forse hai detto una cosa molto, molto bella e importante, secondo me, che va bene in qualsiasi campo. Il potersi confrontare. Sì. Serve a capire dove sei arrivato, dove vuoi arrivare. Cosa non vuoi fare? Sì, esatto. O cosa esiste che magari tu non immaginavi? Cioè, questo manca. Non mi posso confrontare, non me ne vogliono, con chi è che fa soltanto un tributo. Okay. Non mi posso confrontare più di tanto. Ok. Ok? Mi diverto, non mi arricchisco. Con tutto che sono bravi musicisti, senza tu. Però... questo significa, cioè, mi stai dando il cuore tu in questo momento, mi stai dicendo qualche cosa, ma arriva anche se io non ascolto le parole, solo perché come le dici. Ma infatti pazzesco. Ho vinto un premio migliore interpretazione per questo, credo di averla interpretata bene. Porca miseria. No, non volevo ribadirlo, però veramente questa esperienza è stata folgorante per me, cioè mi ha aperto un mondo, ho detto ok, io voglio fare questo. Ragazzi, fate, suonate, scrivete, provateci, fate qualcosa di vostro, che non ha senso se no, la musica è questa. Ma tu lo sai che prima di scrivere con Francesco mi rifiutavo a scrivere, cioè a suonare e a comporre delle musiche, perché pensavo che tutto fosse banale, ma è una cosa a quanto pare comune, molti dicono... È tutto stato inventato. Scrivo, esatto, ma le note comunque sono 7, cioè non puoi fare diversamente. Però molti mi dicono, sai, ho provato a suonare qualcosa ma mi sembra banale. No, attenzione, non per forza deve essere tutto banale, ma sarà banale forse per te. Esatto. Anche per me. Perché ti viene facile, tra virgolette. Quando io mandai il famoso Nana Nana a Francesco Cusumano, faceva Nana 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 Nana, sembrava banalotto. Certo. Poi gli metti le parole, gli metti un testo bello come questo, si arricchisce la musica. Quindi trovare anche il compromesso di riuscire a fare una buona musica decente. Io dico pure un'altra testo, cosa che vedi, che vado sottolineando anche per me un'esperienza. Io mi arricchisco in questo sul sofà, cioè come dire, quasi un egoismo in questo momento, perché io mi arricchisco con voi, perché io sono curioso, voglio capire, voglio andare avanti. Ho delle mie incertezze e certezze che vado spostando. Ed è sempre così. La differenza la fa la persona. Cioè, se una persona ha qualcosa da dire, come lo dici tu, perché lo stai dicendo, per questo non è banale. Cioè, la differenza sta là. Sì, hai ragione, se tu lo stai facendo perché devo fare la musichetta che è carina, questa è toga. No. Ma chi stai guardando? No, dicevo così, parlando. Cercavo Lidia che ce l'ho di fronte oggi. Questo quadro col Maratone salutiamo è Lidia, veramente interessante. È vero. No, è bello, ciao.
poi c'è qui. Ok, no, vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti. Mi ricordavo che stavo dicendo. ti ho interrotto. Vabbè, comunque. No, questo. Tu dici la persona quello che fa. Fa la differenza, cioè il carisma di quella persona. Cioè io voglio capire chi sei, ma non sai comunicare, è un linguaggio, mi stai comunicando, esatto, chi sei in una maniera particolare, in maniera intima. Ora ci vuole, è facile dirlo, per così. Esatto. Nel senso personale, mi stai dicendo in quella maniera, con quelle note, in quella interpretazione, e mi arriva. Cioè, ma magari se mi scrivi una lettera non è la stessa cosa, per dire. No, certo. Ecco, magari se te la leggo io stessa quella lettera, già è qualcosa, vabbè. Ma perché sono io con la mia voce, con la mia intimità a dirti quelle parole. Un conto è che te la leggi tu, un tono anche diverso. Ma tutti i nuovi pezzi sono circa così, cioè io mi do... No. Piango ogni pezzo, no? Dico. No, perché sennò... No, però... però sarebbe ugualmente bello. Tu considera che quando ho deciso di fare il disco, l'ho pensato quest'estate, poi ho detto vabbè, devo arrivare a 10 pezzi, almeno devo fare 10 tracce. E allora cercavo tra i brani che avevo scritto di racimolare insomma alcune tracce. Dicevo però non mi piace, vabbè, mi metto al pianoforte e scrivo. Ho scritto altri due brani, tutti e due, a prima stesura, mandati a Francesco, testo, ta, scritto, proviamo, vediamo come viene. Perfetto, sono bellissimi, per me sono... Domani verrà, soprattutto è... Ti ho svelato il titolo di un brano. Domani verrà. Domani verrà. E come fa? No, non te lo dirò mai. Non te lo dirò mai. Ma di nuovo non mi fai niente, proprio oltre questo. Non mi ti puoi accennare qualche cosa di nuovo. Sì, sì. Dai. Allora, facciamo una cosa. Siccome siamo in chiusura. Ok. Innanzitutto ringraziamo i nostri sponsor, che sono il Vintage Club, che ormai conoscete, una grandissima realtà. Che è un bellissimo posto, ci siamo stati. Definita da qualcuno già la casa dei musicisti, è bellissima questa cosa, non da noi, sempre dal pubblico che viene. È un bel posto dove ascoltare musica, ascoltare gli amici, insomma. Ieri, guarda, abbiamo fatto la jam. A fine jam, perché 12 e un quarto noi smettiamo, per una questione di rispetto per i vicini, sopra. Cioè, è mercoledì, non è mai un venerdì. La gente sabato. Che va a lavorare l'indomani, perché iniziamo giusto? Prima, alle 10 già iniziamo e finiamo alle 12 e mezza. La gente, ok, ciao, tutti i ragazzi, sono rimasti fuori, erano fuori, ma sono rimasti fuori, a parlare di loro, era bellissimo, cioè, sono quei momenti, dici, vabbè, allora ci sono le persone che vogliono questo, sì. Non voglio per forza aversi la birra, non pensare a niente, basta, domani andiamo a fare un'altra cosa, bello, condivisione, voglio parlarsi. Mi è capitato pure una cosa bellissima. Davide Femminino, non soltanto musicalmente, Davide Femminino si era dimenticato una cosa al locale che aveva suonato il giorno prima. Ah, è venuto, sì. Siamo messi a parlare, ha chiuso con noi il locale. Abbiamo parlato di tutto, musica, e parlavamo, capito? C'era scambio, è stato bellissimo. Esatto. E con lui ci dicevamo, ci mancava un posto del genere, perché... Quant'è che non siamo fermi a parlare oltre poi la musica, a guardarci e basta? È un posto bello dove comunque sai che vai a sentire musica. Sì. C'è un bel sì, palco organizzato bene per i musicisti stessi, insomma, c'è l'impianto, le luci. Grazie è anche una bella a Musart, realtà. Sala Sprove, okay. Che mette anche a disposizione alcune cose. Per una bellissima realtà. Speriamo bene che abbia sempre la forza e il coraggio di andare in questa direzione. Noi stiamo spingendo insieme a lui, stiamo cercando di fargli avere coraggio, perché capisco che non è facile, è pure un ragazzo giovane, bravo, devo dire bravo. Vuoi ringraziare qualcuno, vuoi salutare qualcuno in particolare? Voi volete salutare qualcuno o potete farlo anche dal web? Volete salutare qualcuno o se leggiamo? Se volete salutare qualcuno, salutate qualcuno. No, io, saluto, comunque ringrazio... A Curzio Venezia Accursio. Dice... Parla di Fabrizio Francoforte, ma sembra un profugo. Tra l'altro sembri anche arrabbiato. Ma chi è? Ma chi è Fabrizio? Dove hai visto? Ma dove hai visto Fabrizio Francoforte? Fabrizio Francoforte. Vedi che nell'aria c'è sempre c'è questa... È una presenza costante. Veramente. Come si deve fare? Fabrizio lo conosco da... Posso dirlo? Troppi vai. Anni. Sì, troppi. Sì. È vecchio fatto lui. È fatto vecchio. Lui però. Noi siamo giovanissimi. No, guarda, noi. Io fresca come una rosa. Eh sì, tutti qua. Perciò dico, se fosse qui ne direbbe di ogni. Meno male che non può parlare. Non può parlare. Se fosse qui
Dico, ringraziamo anche Io ringrazio chi è che ti ha tutti. accompagnato Sì, con allora la macchina. considera che io sono venuta qui dallo studio di registrazione della Lab Music perché adesso devo ritornare lì e continuare a registrare l'ultima traccia di percussioni che dovrà registrare appunto Fabrizio Francoforte ed è lui che mi ha accompagnato, ma è giù in macchina che aspetta in Fa realtà, bene perché qua non è non si trova salito, posteggio. no, non si trova posteggio qui, infatti avevo Meno bisogno di male. un accompagnatore. Adesso torniamo in studio, andiamo a registrare, finiamo finalmente le batterie, poi volevo ringraziare, boh, insomma, Chi vuoi tutti quelli che... ringraziare, che vuoi salutare, vuoi dire i tuoi Saluto tutti contatti? quelli che insomma mi hanno Dove ti seguito questa possono diretta. seguire? Dove mi possono seguire? Allora, io sabato faccio un bel concerto. Sabato suoniamo al Bolazzi. Ciao Ciao Bolazzi. Poi Bolazzi. vengo a prendere una birra, Sabato faccio un bel concerto al Bolazzi. Un eh? Bolazzi è un bel repertorio posto nuovo. pure. Sì, ovviamente c'è Dico, dentro, ci sarà ora a dentro la parte gli mia scherzi, musica. Davide. Si può dire tutto, anche lui ha aperto questo locale No, qui. sono, Ah, ecco, per la musica. anche quello appunto è uno Sì, di sì. quei posti dove si può andare davvero a sentire la musica, musica inedita, eccetera. Bei progetti, insomma, quello di sabato è un progetto nuovo. Ah, Io ok. Quindi non fai qualcosa di nuovo del nuovo. faccio qualcosa di nuovo del Ah, nuovo. lo Sì, fai. faccio qualcosa di nuovo del nuovo. Del Beh, nuovo disco. interessante questa cosa. Beh. Qualcosa di un brano penso del vecchio album, anche perché la formazione è un po' atipica. Io vado con la mia bimba, la Nord, e poi ci sarà Fabrizio, Fabrizio Francoforte alla batteria. Quindi insomma sarà un set un po' particolare. E basta. E basta. No, nel senso, sempre dietro su Lo picciotto so, ma meschino. guarda. Ci fa fare un sacco di cose. Sì, pure scaricare gli strumenti, anche i miei. Ma se Oh, fosse se qua fosse te... qua me ne direbbe tutti come. Fabrizio, ti salutiamo, No, eh. io saluto Ciao. Fabrizio, lo ringrazio sempre E per ti vogliamo tanto restare. bene. Guarda, lui è molto, a parte lo scherzo, molto creativo. Lui ama essere creativo, lo è nella vita, lo è nella musica. Ci troviamo bene proprio per questo, perché è questo tra virgolette duo che nasce un po' così anche per l'esigenza di voler fare i miei brani nuovi, cose nuove. Io e lui ci troviamo molto bene insieme in questo. Guarda, io ogni tanto parlando di batteristi, Sì? mi permetto di dire sempre che uno dei miei preferiti è un certo Fabrizio Francoforte. Perché quando si parla, perché dico, come dire, dico questa cosa proprio per sottolineare quel discorso che facevamo prima. Tutti possono suonare la batteria. Tun tan tun tin tun pom pam pum tan Ok. pum, cioè si può imparare. Ognuno ha il suo poi stile. La differenza è avere il proprio stile, La che è differenza la lo fa la cosa personalità, fondamentale, quello che perché vuoi quello che fa raccontare. lui con la sua batteria lo puoi fare anche tu, ma come lo fa, col gusto, dove infila le cose e Con le sue come arrivano conoscenze, lo col suo tocco, arricchisce. capisci che c'è arte in quello che fa, nel senso c'è un pensiero forte dietro. Devo E io dietro mi sento un pensiero forte in questo momento, pure io. Comunque, vabbè, meno male che non è qua, sennò sembra che gli stiamo leccando il culo, dai, No, basta. assolutamente non lo fare. Se no, la diretta veniva Comunque lo pure lui, salutiamo scusami. Ciao Fabrizio, affettuosamente. grazie sempre. La prossima volta cerca di sbagliare qualche cosa perché poi non c'è più. No, un po' troppo Soprattutto a preciso anche. Bolazzi, falla sbagliare lei, così esce Lo fuori. ammazzo. Se mi butta fuori, lo ammazzo. Va Va bene, bene, io no, allora. semplicemente ringrazio voi che mi avete invitata. Che mi avete invitata. È stato un bellissimo pomeriggio, davvero. Mi sono divertita a chiacchierare e a raccontare quello che è la mia passione, a cantare la mia musica. Grazie. Basta, ringrazio chi ci ha seguiti, gli E ci sponsor, salutiamo con un tutti. E brano. finiamo con un brano del nuovo album. Ok, ci vediamo giovedì prossimo con il prossimo ospite. Interstellare. Interstellare è interessante, interstellare. Aspetta che ti metto l'effetto. Vai. Ora sì. Ora c'è. Quando penso alle distanze, agli spazi interstellari, sento come siamo piccoli noi, così fragili. Tutto ciò che ci circonda, rapportato all'universo, non è niente di importante, anche se dai tutto di te, tutto te stesso.
te. Nelle cose di ogni giorno trovi gesti millenari che saranno presto polvere nel vento che verrà. Tutto ciò che ci circonda, quello che tu vedi adesso, nel per sempre solo un attimo che cade nell'oblio. Tutto l'adesso ed ogni quando penso ai grattacieli, ai progressi della scienza, so che tutta un'apparenza che sarà spazzata via. Ogni battito del cuore, ogni lacrima di vita, sono virgole silenti che nessuno leggerà dopo di noi, mai dopo di me. Penso alle distanze, ai satelliti e alle stelle, so che tutta un'apparenza che sarà spazzata via. I diari e le canzoni, le speranze e le illusioni, tutti i brividi del mondo, la mia mamma e mio papà. Ma seduto sulla sabbia guardo tutto questo mare e mi piace immaginare che nel cielo un po' più in là ci sarà un'altra emozione. Dicono il pianeta Terra sia abitato da qualcuno, forse proprio come noi. Sei sul sofà, tutti i giovedì alle 18, su Arte Viva.